L'1-1 di rimonta al Matusa fa sorridere l'Ancona mentre si allunga a 6 la striscia di partite senza vittoria per un Frosinone sempre più giù in classifica, ma che stavolta avrebbe meritato i 3 punti. Moriero per salvare la panchina si inventa rivoluzionario, semenzato per Del Prete in difesa. Davanti, al fianco di Santoruvo, tornano Stellone e Cariello, anche se quest'ultimo, dopo appena 160 secondi, va a fare compagnia agli altri 5 infortunati di casa Frosinone, sostituito da Basso. Salvioni conferma l'11 della vigilia, privo dello squalificato Miramontes e di Catinali, separato in casa dopo un diverbio con il tecnico bergamasco. Leggendola da ottimisti, il vantaggio comune alle due squadre è di avere un avversario che non scoppia di salute. Ne scaturisce un avvio di partita gradevole, in cui al destro goffo, largo e alto, insomma da dimenticare, di Colacone, risponde il sinistro a botta sicura di Santoruvo dal cuore dell'area. Il disimpegno errato di Cosenza non risulta decisivo, solo grazie alla prontezza di riflessi di Da Costa, abile ad allontanare il pericolo con il piede. Se l'Ancona prova ad alleggerire la pressione affidandosi a sporadiche iniziative personali, l'impressione della superiorità gialloblu è comunque confermata al 20° dalla rete del vantaggio. Sull'angolo battuto da Troy Aniello, Roberto Stellone fa finalmente quello per cui è stato acquistato a gennaio. Colpo di testa e primo gol ciociaro per l'ex attaccante del Torino, a cancellare mesi di apatia e di rendimento al limite dell'irritante. La reazione marchigiana non è quella di chi lotta per i playoff. Se si fa eccezione per qualche iniziativa da calcio da fermo, l'unica azione degna di questo nome al 41esimo parte dal piede di Surraco e termina tra le braccia di Frattali, con in mezzo la girata di Mastro Nunzio, vipera che stavolta risparmia il veleno dell'ex, accompagnando la partita al riposo sull'1-0 per i padroni di casa. Non cambia il copione nella ripresa, l'atteggiamento dell'Ancona si sposa bene con una passeggiata primaverile, meno con una partita che è ancora il Frosinone a comandare, pur senza clamorose occasioni per il raddoppio. Forse proprio la mancanza di istinto killer tradisce i ciociari, che non affondano i colpi e vengono puniti alla prima occasione utile. Chirurgico al 65esimo il destro di Schiattarella da fuori area, che vale il pareggio e il quinto gol stagionale all'attaccante napoletano, con corredo di proteste frusinati perché Surraco era a terra, come se adesso ci si dovesse obbligatoriamente fermare anche quando ad infortunarsi è un proprio compagno di squadra. A sfogare la delusione gialloblu ci prova subito Stellone, buona ma sfortunata la girata di sinistro dal limite, che rimarrà l'unica palla gol fino al 92esimo, quando ancora Stellone, ancora in girata su cross del neoentrato Mazzeo, troverà un Da Costa in vena di prodezze. Decisivo l'allungo sul palo del portiere brasiliano, che rimanda la piena riconciliazione tra il Frosinone e il suo pubblico, regalando all'Ancona il primo punto in trasferta dopo 7 KO consecutivi.